Michele Purin, attaccante del Sorso che perde a Castigliadas. Abbiamo parlato con il mister, con Pablo Gutierrez, grande reazione nel secondo tempo, nel finale poteva arrivare anche quell'episodio per pareggiarla. Castigliadas ha fatto una bella gara, ha scoperto il 3-1, però da qui comunque ripartite perché il Sorso c'è. Avete dei problemi di infortunati, però comunque state lottando e vorrete tenere una posizione buona per i playoff. Sì, sicuramente in questo momento stiamo facendo delle grandi prestazioni. Per il periodo che stiamo passando tra infortuni e squalifiche, la dia bendata non ci sta aiutando. Il primo episodio che abbiamo a sfavore ci condanna. Domenica scorsa abbiamo preso un Eurogol, oggi la verità abbiamo preso gol su due cross. Siamo riusciti a pareggiarle, dopo il secondo gol abbiamo anche oggi provato a fare di tutto e di più per provare a pareggiarla e a giocarci la partita a viso aperto. Se fosse entrato il tiro di Falchi negli ultimi 5 minuti staremmo parlando di una grande partita e di un altro risultato, però è un momento un po' così, dobbiamo essere bravi a tirarci su subito, questa è la strada giusta, già da domenica ritornare a fare i punti. Come hai visto il Castigliadas che ormai sta andando dritto dritto in Serie D, non ha mai perso, vince gli scontri diretti, credo che ci saranno, diciamo, poche sorprese, no, da per il primo posto. No, sicuramente loro in questo momento hanno la serenità di un grande vantaggio a livello di punteggio, quindi anche oggi hanno fatto una partita normalissima, consapevoli avevano 10 punti su di noi che comunque non avevano tantissimo da perdere, la differenza è stata quella, perché poi non ci hanno messo sotto il profilo del gioco in difficoltà, non abbiamo subito un gioco particolarmente efficace del Castigliadas, abbiamo giocato a viso aperto colpo su colpo. In questo momento un po' la fortuna delle squadre che devono vincere il campionato, un po' la concretezza che hanno nel creare situazioni a fare gol sta facendo la differenza. Voi avete aperto un ciclo di scontri diretti, purtroppo avete perso la Torres, anche oggi domenica c'è il Samassi e lì ci vuole una vittoria. No, ma purtroppo all'andata siamo stati bravi a vincerli e al ritorno ci sta capitando l'inverso. Domenica andiamo a vincere, lo siamo messi in casa anche perché volevamo vincere con la Torres, volevamo vincere oggi e vorremmo vincere con Samassi e ci proveremo. Sicuramente dobbiamo ripartire dalla prestazione di oggi e dalla consapevolezza che prima o poi girerà anche per noi. Senti, dal dischetto non è mai facile fare gol, l'hai fatto anche perché voi recriminate, non per dare colpe diciamo al tuo compagno Caddeo, ma quegli episodi del rigore in quel momento della stagione, potete vincere col Valledoria, potevate essere sul 2-0 col Calangianus, si sa, magari tornare indietro fa più male, no? Pensate. Ma quelli, purtroppo il calcio di rigore lo sbaglia solo chi lo calcia, quindi Mattia in quel periodo purtroppo li ha sbagliati, ma sicuramente era il primo che voleva fare gol. Sono capitati in un momento che hanno combaciato anche con delle prestazioni non brillantissime, quindi ha avuto più risonanza l'errore dal dischetto. Io sono tranquillo, vado lì convinto, come penso l'abbia fatto Mattia, di far gol e per ora sta andando bene, ma ripeto, quelli sono episodi che dobbiamo essere bravi a portare a nostro favore ora e nelle partite che contano, partendo già da domenica. Michele, hai visto un po' tutte le squadre, il Sorso farà i playoff? Noi faremo di tutto per fare i playoff, perché come valori sicuramente siamo una delle squadre più accreditate a fare i playoff, però il campo purtroppo è quello che alla fine decide chi li fa e chi non li fa, quindi dobbiamo essere bravi a dimostrarli in campo e a volere i playoff a tutti i costi. Grazie Michele, comunque in bocca al lupo per il finale di stagione, avete tanti scontri, la parte migliore della stagione adesso, magari recuperando qualche forza, avere qualche soluzione in più, sarà utile per voi per riuscire a vincere le partite. Crepi Loop sicuramente sarà il nostro obiettivo, vincere le partite. Grazie.